e politiche giovanili sono le iniziative intraprese dalle istituzioni miranti a sostenere e coinvolgere i giovani. Queste politiche vengono generalmente assunte dai decisori politici senza un reale coinvolgimento degli stessi destinatari. Significa che spesso il giovane non partecipa alla presa delle decisioni che lo riguardano. È possibile immaginare una situazione in cui invece le decisioni in materia di politiche giovanili vengano assunte d'intesa tra giovani e responsabili istituzionali in materia di gioventù? Per le istituzioni europee la possibilità consisterebbe nella realizzazione di un dialogo strutturato tra i giovani e decisori politici nelle materie che li riguardino. Con lo scopo di sperimentare un innovativo approccio di vero dialogo strutturato, è nato il progetto per una leadership partecipata. Un progetto pilota, sostenuto dalla misura 5.1 del programma Gioventù in Azione, che si è posto come sfida non solo di innovare il metodo del dialogo strutturato, ma di farlo in una delle regioni a più forte ritardo di sviluppo socio-economico dell'Europa, una regione di frontiera come la Calabria. Si è creato di più il gruppo, stamattina malapena ci guardavamo in faccia, ora invece abbiamo scherzato, abbiamo riso. Quindi bisogna essere pronti a saperli organizzare, a sapersi adattare, sì. Insieme, perché tante forze, cioè, servono, una forza così a caso no. Quindi secondo me la cosa basilare è comunque saper ascoltare. Attraverso l'esperienza ultraventennale in materia di politiche giovanili dell'Associazione Civitas Solis, il supporto dell'assessorato alle politiche giovanili della provincia di Reggio Calabria, il protagonismo delle consulte comunali dei giovani della Locride, ha preso così avvio l'iniziativa, che partendo dalla rete originaria si è via via allargata a numerosi altri soggetti associativi e istituzionali, riscontrando un entusiasmo crescente e divenendo, a detta dei principali attori chiave dello sviluppo locale, una delle migliori prassi mai sperimentate nel contesto del sud dell'Italia. Una prassi basata sul desiderio fortemente condiviso di percorrere nuove strade, avviando nuove sperimentazioni in materia di coinvolgimento dei giovani, lontano da forme burocratiche, da manipolazioni a fini partitici, dall'uso strumentale del protagonismo giovanile. Un percorso che ha messo insieme ragazze e ragazzi calabresi attivi nelle consulte comunali giovanili unitamente ai giovani non rappresentati, ma desiderosi di partecipare alla vita civile, e i principali decisori politici della regione in materia di politiche per la gioventù. Un percorso che ha altresì mirato a fornire ai giovani partecipanti strumenti per accrescere il loro potenziale, le loro doti di leadership, la capacità di cooperare e di costruire reti positive. Reti utili ad uscire da quella sorta di solitudine che blocca le loro possibilità di sviluppo. Dovrebbe essere proprio istituzionalizzato, cioè come c'è il consiglio comunale, c'è la consulta giovanile. Se insieme riusciamo a creare, a pensare un qualcosa che possa facilitare questa mediazione. Cioè, è stata un'esperienza positiva, davvero. Una bella giornata, un bel momento, è importante. Mi ha fatto piacere stamattina sentire pure le varie esperienze. Sono sempre attività che sviluppano il senso di squadra, quindi il senso di gruppo. Comunque è un'attività che permette di stare insieme, di creare delle opportunità di svago e comunque di crescita. Secondo me è bene che prima ci sarebbe una rete tra le consulte della zona. No, noi dobbiamo essere una parte attiva che propone. Deve partecipare e lavora, perché già come accennavamo precedentemente, la cosa più bella è lo scambio culturale. Una accurata fase di preparazione è servita per predisporre al meglio la realizzazione dei primi due seminari di dialogo strutturato tenutesi in Calabria. Una preparazione che ha visto la realizzazione di numerosi workshop basati sull'uso delle più avanzate metodologie di lavoro in gruppo, dal metodo del World Café all'Open Space Technology all'Outdoor Management Training. Tutti gli incontri preparatori, svolti ognuno in un diverso contesto, hanno avuto riflessi esterni sempre più vasti, registrando un ampio ritorno anche mediatico da parte dei principali mass media regionali, ma soprattutto hanno riscontrato una valutazione fortemente positiva da parte dei giovani partecipanti. Dare un'alternativa, comunque con delle competenze, con delle capacità. All'inizio ci siamo spostati un po' con le pareti. Avevamo in mente tutto il progetto, quindi è andato tutto liscio.
Una specifica attività formativa sul tema dell'ascolto attivo delle esigenze dei giovani è stata organizzata specificatamente per gli amministratori locali, prima esperienza del genere mai svoltesi in Italia, esperienza che ha riscontrato una ampia adesione da parte di molti enti pubblici e soprattutto un grande consenso. Perché è fondamentale? Perché ci danno la possibilità appunto di sentire e imparare ad ascoltare quelle che sono le esigenze dei nostri giovani. Proprio grazie al pieno coinvolgimento dei principali decisori politici in materia di gioventù, il progetto di dialogo strutturato ha preso sempre più corpo, andando al di là degli obiettivi originari e concretizzandosi in due momenti chiave. Un primo incontro provinciale di dialogo strutturato tenutesi presso il Museo dell'Andrangheta a Reggio Calabria, incontro che ha dato vita al varo della consulta provinciale dei giovani. Un successivo seminario residenziale tenutesi a Sant'Eufemia d'Aspromonte, al quale hanno preso parte un centinaio di giovani rappresentanti le principali consulte giovanili calabresi. Insieme abbiamo comunque proposto di creare dei corsi di formazione che preparino i giovani al mondo del lavoro. C'è l'importanza di creare dei percorsi formativi, non adattamento di strutture già esistenti, ma realizzazione di centri giovanili nei quali si possano avere delle biblioteche, si possano avere degli internet point. La fase di preparazione del progetto ha coinvolto attivamente i principali decisori politici in materia di gioventù del contesto calabrese, dagli assessori alle politiche giovanili dei numerosi comuni della Locride all'assessore provinciale alle politiche giovanili Attilio Tucci, che ha seguito con passione tutte le fasi di realizzazione del progetto, a diversi consiglieri regionali, al presidente della regione Giuseppe Scopelliti, che ha tenuto per sé le deleghe in materia di gioventù e che è venuto a confrontarsi con le proposte avanzate dai giovani nel corso del primo seminario di dialogo strutturato tenutosi in Calabria. Qualcuno che vuole veramente portare avanti un tema al quale tiene molto. Le distanze che ci sono tra noi giovani e le istituzioni. Pensare insieme agli altri ragazzi, insieme rappresentiamo il Centro Calabrese di Solidarietà. I bandi regionali sono scritti in una maniera non chiara. Questo mi fa piacere che voi oggi chiedete questo tipo di iniziative e quindi di opportunità per dare le risposte in tempi rapidi. Un grande momento di incontro con i giovani, quello di oggi, sia per rilanciare anche l'idea di una politica che guardi avanti, che costruisca delle prospettive e che forse dà anche un po' di respiro a un clima molto pesante che si respira a Reggio Calabria, ma in tutta la Calabria in questo momento. Ma è chiaro che questo è un momento importante perché offre l'opportunità e la possibilità di creare un confronto diretto con i giovani. Sono felicissimo di poter cogliere questa vostra offerta, questa vostra disponibilità, contateci, insomma, concordiamolo, è importante programmare. I giovani partecipanti, attori chiave di tutte le scelte effettuate durante il progetto, hanno così potuto confrontarsi sulle problematiche più avvertite con i massimi decisori politici, a partire dal presidente della regione. Un confronto svolto in maniera non formale, basato su un processo di empowerment e di riconoscimento del protagonismo attivo delle ragazze e dei ragazzi che hanno avanzato concrete proposte in materia di politiche giovanili miranti a innovare le politiche sociali in una regione difficile come la Calabria, in un'ottica di vero dialogo strutturato. Il successo degli incontri svolti, il giudizio entusiastico dei partecipanti, la voglia di continuare nell'innovativo percorso avviato sono gli elementi che tutti i partner progettuali hanno sottolineato in conclusione della notevole esperienza di rete svolta insieme. Voglia di continuare, perché solo nella continuità è possibile fare sì che le nuove strade tracciate diventino stabili e diano frutti duraturi in contesti come quello calabrese. Como el pozo del vino que bebí y antes de emborracharme brindaré mirando a tus ojos y gritaré.